Salve, cari amiche ed amici, qui ci ritroviamo per un altro episodio, per un'altra trasmissione di Santen Chan. Io naturalmente sono il vostro Santen Chan. Non ci sono troppe novità dall'ultima volta che mi filmai, che fu ieri. Fa molto freddo, fanno nove gradi, forse 8, e sono le 17:34. Si sta facendo notte, è buio e umido, forse cala la nebbia. Niente, vedo il telegiornale ogni giorno e sempre di più mi diventa inverosimile. Negli ultimi decenni abbiamo avuto cattive amministrazioni, infatti già possiamo dare per scontato Pompei come perduta. Invece negli anni 30 Pompei era mantenuta in ottime condizioni. Non so che ci abbiamo guadagnato negli ultimi decenni una cattiva amministrazione. In democrazia in Italia si riesce a amministrare tutto male, magari non sarebbe così in Germania, ma in Italia sì, ci va peggio che nel ventennio. E non è solo Pompei che sta messa male, è tutta l'Italia, non solo la necropoli, ma pure le acropoli moderne funzionano male. Allora c'è da mettere in discussione questa forma di governare e pensare che vogliono anche togliere la possibilità ai cittadini di votare per quello poi che serve i loro rappresentanti come senatori, anzi noi senatori ancora non li potevamo votare. Che fosse una democrazia perfettibile lo sapevamo, però perlomeno potevamo votare i deputati o illuderci di farlo. Adesso invece vogliono toglierci anche il privilegio di votare i deputati. Tanto avete visto, le ultime volte non si vota più. Ora perché ti mettono Monti, ora perché ti mettono Letta, ora perché ci sono elezioni, vince Bersani e lo sostituiscono. E quindi quando è che si voterà più? Votare diventa un optional per legittimare le loro scelte politiche e i loro accordi politici. Quindi fanno leggi anti-inciuccio, tanto poi gli inciucci li fanno fuori dalla legge. Invece bisognerebbe fare leggi inciuccio, così sono obbligati a fare l'inciuccio che gli elettori scelgono votando. Che inciuccio vuoi che faccia Renzi? Con Grillo o Consiglio? Sarebbe più democratico. Tanto gli inciucci li fanno comunque. Ecco, io proporrei questo. Fare un inciuccio costituzionale. Ecco, vedi, Travaglio di scrivere qualcosa. Come in America hanno legittimato la tangente facendo le lobby, in Italia dovremmo legittimare l'inciuccio facendo un inciuccio costituzionale, che si faccia un referendum ogni volta. Dovremmo fare 10 referendum la settimana. Vuoi un inciuccio fra Berlusconi Grillo, Bersani Tremonti, Letta Vendola, Brunetta Casaleggio, Matteo Renzi e Bertinotti? Siccome abbiamo tantissimi politici e tantissimi partiti politici anche locali, regionali, e andare a referendum ogni volta per stabilire un inciuccio, devi compilare 400 cartelle per avere tutte le opzioni disponibili, no? Poi, siccome sono inciucci, non è detto che l'uno elida l'altro, che l'uno escluda l'altro. Un inciuccio è perfettamente compatibile con un altro. Ogni inciuccio vale un altro, quindi poi
che hai votato l'inciuccio, poi ti inciucciano che non inciucciano più. Sennò che inciucciatura sarebbe? Quindi io farei l'inciuccio costituzionale, tanto lo fanno comunque, lo fanno di nascosto o lo fanno alla faccia tua, ben sapendo che non si può fare nulla. Ma no, ma bisogna farli governare. Tanto non governano pure se li fai governare. Poi hanno fatto tanto scandalo per la danza dei giocatori della nazionale di calcio tedesca. A me me ne frega tanto della danza come del calcio. A volte ho delle nostalgie del mio passato e farò un video su quelle nostalgie. Poi, vabbè, la televisione non è che mi ispiri molto. Guardo i telegiornali per routine e vedo come l'Italia non sa ancora una volta intervenire nella crisi ucraina. Non è saputa la diplomazia intervenire in Libia e in Siria, e figuriamoci in Ucraina. A suo tempo non hanno detto niente della crisi in Moldavia, Transnistria, e non hanno detto niente di quello che succedeva, o hanno detto molto poco di quello che succedeva in Georgia. Vabbè, e poi il BRICS sta in crisi economica, però si è aggiunto al BRIC Sudafrica, che stanno molto bene loro, quindi va di bene e meglio. Vorrei salutare tutte le persone che mi seguono dal resto del mondo, però io non parlo molti idiomi, quindi i miei video li vedono persino nelle Filippine. Forse ci sarà qualche italiano nelle Filippine o qualche filippino che parla italiano. Però sta al 17° luogo delle audience, le Filippine. Io quindi ringrazio tutti gli amici filippini che mi seguono. E forse saranno invece filippini che vivono in Italia e hanno iscritto il loro YouTube Filippine, però magari vivono in Italia. Quindi ci sono anche francesi che mi seguono, saluto i francesi, gli inglesi, gli scozzesi, ciao, i neerlandesi, i russi. Mi seguono da tutto il mondo e io sono molto contento. Sono le 5:40, fra poco faccio merenda. È un giorno uggioso, uggioso e freddo. Saranno 6-7-6 gradi con vento. Sto leggendo molto, devo raccogliere delle idee per fare un nuovo video. Forse farò un tutorial. Come stappare i cessi, non lo so, dipende come mi gira. Forse parlerò di nuovo come ieri del gioco d'azzardo, di tutte quelle scemaggini là, dei giochi televisivi che sono l'oppio del popolo. Poi sto finendo questo Roger Zelazny, Creature della luce e delle tenebre, e vi farò sapere, perché mi venivano dei ricordi televisivi della televisione degli anni 70 ed 80, quando io ero giovane, Drive-In, Indietro tutta, Domenica In, quelle cose lì. Fantastico, che era una rottura di coglioni, ma io lo seguivo perché c'erano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ed anche Pippo Baudo, che si collegavano con Sanremo e con la Lotteria d'Italia. Due rotture di coglioni, collegamenti quelli, vabbè, Irigheira, la musica di quegli anni. Niente. Troppa nostalgia, troppi ricordi, li devo sintetizzare, se no appunto mi metto a ricordare davanti al cellulare
e non parlo di niente. Credo che filmare i ricordi non sia proprio mettersi davanti al cellulare e ricordare, ma parlare dei ricordi. Quindi dovrei fare un brogliaccio dei ricordi e poi citarli così a caso. Beh, non so che altro dirvi. Mi volevo mettere in contatto con tutte e tutti voi perché mi ascoltate, così da aggiornare un po' di materiale. Però adesso non voglio abusare della vostra pazienza e del mio tempo a disposizione, perché poi devo caricare il video. Quindi vi saluto sin da adesso e vi lascio alla prossima. Forse nel resto del giorno registro qualcosa, forse a domani, se mi viene qualcosa da registrare. Beh, vi lascio, è stato un piacere. Grazie di seguirmi, il vostro Santin Chan. E a presto. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Grazie per farlo. E da presto. Ciao.